Salernitana batte Pescara 3-1, eppure l'atteggiamento nei primi 10 minuti di Massimo era sembrato quello giusto, pressione molto alta, però una volta recuperato il pallone mancavano le idee per andare in porta. Al contrario, quando la Salernitana nei primi 15 minuti in due circostanze è riuscita a saltare la prima pressione del Pescara, ha tagliato in maniera molto facile verso le zone di Fiorillo. Akpak però in due circostanze ha impegnato severamente Fiorillo, prima con una smanacciata sulla traversa, poi con un tuffo alla sua sinistra per disinnescare la conclusione con il destro. Pescara non pervenuto, Salernitana in vantaggio con una sfortunata autorete di Bettella. È stato lo stesso Jallov ad ammettere: io l'ho sfiorata con la spalla, ma il tocco decisivo è stato quello di Bettella. Nella ripresa, anzi nel finire di tempo, calcio di punizione di Firenze a botta sicura, Fiorillo battuto, la palla si è stampata sulla traversa. Ripresa, si inizia subito con Super Fiorillo sull'ennesima dormita della difesa biancazzurra, perché su schema di calcio di punizione Giannetti è stato completamente perso e Fiorillo con la mano destra ha tolto il pallone che stava entrando in porta da 0-0 la conclusione di Giannetti. Il Pescara ha trovato il pari, calcio piazzato di Ledian Memuscia, incornata sul primo palo vincente di Campagnaro, e anche una bella reazione dei biancazzurri che per i primi 5 minuti dopo il gol del pari hanno impegnato la Salernitana. Poi, nonostante Super Fiorillo su Maestro, sugli sviluppi, Jallov ancora una volta slalom in area di rigore e conclusione all'angolino basso, qualche minuto più tardi giocata personale di Giannetti e palla sotto la traversa. Nel finale da sottolineare uno spunto di grazia con la parata del portiere Mikai. Non c'è altro da dire, Salernitana batte Pescara 3-1.